La comunità francescana di Mussomeli nella messa domenicale vespertina del 14 luglio 2019 ha festeggiato il compleanno del rettore della chiesa di San Francesco, padre Valdesir, partecipando alla celebrazione eucaristica, presenti alcuni suoi confratelli ed il superiore generale della Congregazione dei Servi della Misericordia della Copiosa Redenzione, padre Luis, che ha tenuto l'omelia domenicale, al termine della quale ha rivolto parole augurali per il compleanno del confratello padre Valdesir e parole di felicitazioni per avere nuovamente incontrato in questa occasione il religioso padre Antonio Caruso, l'ultimo padre guardiano dell'era dei conventuali a Mussomeli, trasferito altrove e in questi giorni in soggiorno a Mussomeli. Una concelebrazione dunque che ha riunito nella gioia la comunità francescana per festeggiare il compleanno di padre Valdesir e per dare il loro saluto all'apprezzato padre Luis che ritorna in Brasile e a padre Antonio Caruso che ha servito per tanti anni questa comunità francescana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Buonasera a tutti. Buonasera. Con molta gioia e con cuore contrito che noi facciamo il nostro atto di contrizione. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio, Padre onnipotente, e a voi che facete, io ho molto peccato. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola del Signore per noi è molto profonda, perché ci fa capire che la volontà del Signore si basa sull'amore. In primo luogo, un amore per Dio, come abbiamo letto nella prima lettura. Questo comando di oggi di Dio non è troppo alto per te, né troppo lontano per te, ma è questo. E qual è questo comando? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mano, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso. Primo luogo, amare. Non solo obbedire i comandamenti di Dio, anzi, obbedire i comandamenti di Dio, il primo è proprio questo, è intanto amare. Tante volte noi vogliamo avere un rapporto con Dio pieno di legge, pieno di tradizioni. Vogliamo essere perfetti nel compimento delle obbligazioni. Invece poi noi cerchiamo di essere in primo luogo perfetti nell'amore, amare Dio davvero, amare Dio con tutta la nostra vita e con tutta la nostra umanità. Non è neanche, come dice nel primo comandamento, non è neanche un amore spirituale, dirà, io amo Dio in spirito. Non è così che dice il comandamento, ma dice amare con la tua anima, con le tue forze, con la tua mente, con il tuo cuore, vuol dire con tutto te stesso, con tutta la tua persona, con tutti i tuoi sentimenti, con tutta la tua ragione, con tutto il tuo spirito, con tutta la tua umanità. Fare di Dio il primo amore della nostra vita, il primo amore. Quante volte noi amiamo tutti i tanti in nome di Dio, ma non amiamo Dio. Quante volte noi amiamo le cose di Dio, per esempio la Chiesa, il sacramento, le cose, la preghiera. Amiamo le cose di Dio, le celebrazioni, ma non amiamo Dio. Non abbiamo un rapporto personale con Lui che è vivo e parla con noi, con la nostra vita, con il nostro cuore.
con la nostra storia. Allora questa è la prima grazia che dobbiamo chiedere, amare a Dio. E Lui deve essere il primo amore assoluto nella nostra vita. Altrimenti tutti i nostri amori rimangono senza senso. Perché carissimi, tutto passa, solo Dio rimane. E la seconda cosa che è collegata profondamente a questo primo comandamento è questo: amare il tuo prossimo come te stesso. E Gesù racconta questa parabola con dettagli molto forti per la nostra meditazione. Perché c'era questo uomo che cade nelle mani dei briganti e rimane in mezzo alla strada, mezzo morto. E per caso, guardate l'esempio che Gesù fa, è Gesù che fa questo esempio. Chi è la prima persona che sta scendendo? Un sacerdote. E è Gesù che racconta questo. Siamo noi, ok? Scende un sacerdote, lo vide e passò oltre. E la cosa più triste è che questo sacerdote pure scendeva. Perché se lui saliva, poteva anche dare una scusa, perché il sacerdote nel tempo di Gesù, il sacerdote del Tempio, quando loro salivano al Tempio a pregare, dovevano essere puri. Allora dovevano avere le vesti purificate, le mani purificate, il cuore purificato, allora poteva dire, quando là era caduto per terra, pieno di sangue. E io, perché dovevo presentarmi puro al Tempio, non ho aiutato. Invece Gesù già mette così per non avere spiegazioni, dice, i sacerdoti scendeva dal Tempio. Prima, scendeva dalla sua preghiera, aveva avuto contatto con Dio, aveva pregato, aveva fatto il sacrificio a Dio, aveva dato gloria a Dio, fatto tutte le preghiere e aveva benedetto tutto il popolo. Scendeva, poteva essere, poteva anche sporcare adesso le sue mani perché stava uscendo. Invece passò oltre. Per dire, carissimi fratelli, che non è neanche la fede che ci salva. Neanche la fede in Dio ci può salvare. E io vi dico che anche Satana ha fede in Dio, e molto più di noi, perché lui lo conosce, sa chi è, conosce il suo potere. Se c'è una persona che crede profondamente in Dio, nelle sue opere, nel suo potere, crede veramente in ciò che Dio può fare, questo si chiama Satana. Lui conosce Dio meglio di noi, crede nel suo potere meglio di noi, crede nella sua parola. Tanto che quando tenta Gesù nel deserto, sa a memoria la parola di Dio. E tenta Gesù con la sua propria parola. E qual è la differenza per la salvezza? Non è la fede, ma
bisogna amare Dio. Il sacerdote credeva, a me, credeva forse quello che faceva, ma non amava. Faceva magari per un popolo, faceva magari anche per se stesso, usava della sua fede per promuovere se stesso. E una fede, poi stesso il Signore ci dirà, fede senza le opere, fede senza l'amore, niente. E anche San Paolo poi dirà che tre sono le cose importanti e basilari nella nostra vita cristiana: la fede, la speranza e l'amore. Ma alla fine del tutto rimarrà soltanto l'amore, perché anche la fede e la speranza non avranno più l'amore. Saremo giudicati sull'amore. Poi qual è l'altra persona che scende? Un levita. Il levita che cosa faceva? Il levita è quello che conosceva tutta la legge. Erano questi uomini che conservavano la legge, che faceva presente tutta la legge di Dio al popolo. Conosceva tutta la legge, invece vide e passò oltre. E chi è che aiuta questo? Un samaritano, considerato dai giudei peccatore, pagano, idolatro, separato dal popolo di Dio, già condannato al fuoco dell'inferno. Per questo che il Signore dice, il Signore stesso ha detto, non sono io, il Signore stesso ha detto che nel cielo ci precederanno e l'arte e le prossime. Perché saremo giudicati sull'amore. Magari ci sono delle persone che sono nel peccato, che sono in una situazione di peccato, ma non possono più uscire. Per questo che noi dobbiamo conoscere le storie delle persone, ma sull'amore fanno molto più di noi. E magari noi rimaniamo nella celebrazione, rimaniamo soltanto nel compiere i doveri, rimaniamo soltanto nella legge, ma poi di questo. Qui siamo tutti insieme, ma Gesù vuole vedere noi fuori da questa chiesa, come noi agiamo fuori. E come noi andiamo fuori dalla chiesa. E ci sono tante persone di fuori che hanno bisogno di essere amate, che hanno bisogno di essere serviti, che hanno bisogno di essere amore. Per chiudere l'omelia oggi, voglio parlare a te, Matteus, di tutta questa omelia che io ho fatto oggi nel giorno del tuo compleanno, va bene, ho fatto anche un riferimento a te, alla tua vita, perché tu sei per noi questo esempio di questo Samaria. Per il tuo amore, in primo luogo, per il tuo amore che tu manifesti, con la tua vita religiosa e con il tuo ministero sacerdotale. Un amore a Dio che tu non hai imparato nel convento, un amore a Dio che tu hai imparato a casa, con il tuo papà e con la tua mamma, con Antonio e Benedetta.
che sono veramente santi genitori, perché io li ho conosciuti. Nella loro semplicità hanno una sapienza grandissima, una sapienza di vita. Loro veramente sono persone che hanno imparato a vivere bene, a vivere nella semplicità, a vivere nella gioia sempre. E questo tu hai portato sin dall'inizio che tu sei arrivato alla nostra comunità. Questa semplicità profonda, ma che valorizza ogni istante, ogni momento. Tu, Padre Bonasio, riesci a fare di un pezzo di pane duro una grande festa con la tua gioia, con il tuo cuore, con il tuo amore, con la tua carità. La tua carità è una carità anche piena di fantasia di Dio, fantasia spirituale, ma che nella nostra vita diventano amore reale, un amore profondo per la congregazione, ma che ha la sua fonte in Dio che tu ama e il quale tu hai consegnato tutta la tua vita. Un Dio che tu hai imparato ad amare già e poi ha cercato di amare sempre di più fino a consegnare tutta la tua vita nel nostro carisma, ma anche davanti all'altare del Signore con il ministero sacerdotale. Poi un amore profondo per gli altri. Un amore profondo, in primo luogo, per i frati della comunità. Tu sempre si è messo a servizio di tutti. Mai tu hai lasciato di servire veramente umiltà la tua comunità. Sempre. Se c'è una immagine, se mi parlano di Padre Baldessio, la immagine che mi viene è sempre Padre Baldessio con un computer, nella cucina, cucinando, oppure Padre Baldessio facendo un grande circolo e dando un tè, dando una tisana, facendo un dolce, facendo anche raccontando le storie. Un'altra cosa importante, pure nella nostra comunità, è vedere che tante volte nella nostra comunità io ti ho visto lasciare tutto per ascoltare i frati che avevano bisogno. Qualche volta c'erano anche altre lavori da fare, tu lasciavi tutto. Come questo samaritano, chi sta passando? Ha delle cose da fare, magari aveva delle pene importanti, ma vedendo lì un fratello che aveva bisogno, lascia tutto per accogliere, per ascoltare, per aiutare. Quante volte ti ho visto anche uscire dalla comunità per andare a casa delle altre persone che avevano veramente bisogno, urgente in quel momento. E tu sei stato questo. E principalmente questa tua attenzione alle persone più semplici. Come per esempio quelle persone in Brasile, in Giranga, che abitano tutte nell'area rurale, persone tutte povere, persone anche semplici, lontane, lì dove non arrivano tante volte.
girato tutte queste case, ha girato tutti questi luoghi dove non c'è asfalto, ha girato casa per casa, benedicendo ogni persona, ogni famiglia, facendo confidenza con queste persone. Ora, questo è veramente la testimonianza. Io oggi, quando celebriamo il tuo anniversario, di 400 anni non è stato
religiosa, ma anche la nostra comunità francescana. Abbiamo pregato per te, per la tua vita, e continuiamo a pregare. E avere oggi tu qui in mezzo a noi, anche nel giorno del compleanno di Padre Quartesile, è una gioia molto grande. Allora, grazie per la tua presenza che ci porta anche tanto Gesù, tanto, tanto la grazia di Dio nella nostra vita. E a te, Padre Quartesile, auguri. Gracias.
ringrazio tutti voi per questa celebrazione, per venire qua, per gioire con me, perché veramente per me è una gioia. Ringrazio Padre Luis per tutte queste belle parole, mamma. Quando sarò un po' giù, ascolterò un'altra volta questa omelia che fa tanto bene. Ringrazio veramente, Padre, delle tue parole e della cosa più grande di queste parole, il tuo amore, la tua fratellanza, la tua vicinanza a me. Grazie veramente, grazie ai frati. E dopo il grazie a tutti voi, non solo di queste celebrazioni, non solo degli auguri, no? Perché fare degli auguri non significa tante cose quando indietro c'è un amore, c'è una cura, c'è un'importanza. Fare auguri degli auguri, io non prendo molto sul serio questo, ma quando viene delle persone veramente care, questo fa tutta la differenza, no? E ringrazio a voi di questa accoglienza. E veramente manca tante cose, perché ogni tanto le persone vengono da me e dicono: ma vi manca il Brasile, vi manca la famiglia, vi manca questo, vi manca quello, Certo che vi manca, che mi manca, manca a noi, no? Manca la nostra cultura, manca la nostra lingua, parlare in portoghese senza pensare, no? Manca quel certo che manca, no? Ma questo, vivere qua non è di meno di che vivere lì. Io sono molto felice di aver fatto questa scelta e di venire qua. Celebrare la mia vita, sia il compleanno, come celebrare altre festività più importanti, Natale, Pasqua, queste celebrazioni così importanti, giorno delle mamme, dei papà, tutto questo. Non mi manca così, non sono dispiaciuto per non essere più in Brasile. E quello che ho detto ai frati oggi mattina a casa, che già abbiamo festeggiato tra di noi, perché questo per me è molto importante, e questo veramente è un gran valore, che io, prima di amare quelli che sono fuori della comunità, devo amare quelli che sono dentro. E questo per me è molto caro. E per loro io dicevo, se io potevo scegliere le persone per celebrare questo compleanno, sarebbe voi. Non per dire così delle parole, ma veramente ringrazio molto i miei frati, perché amo molto loro e sento che loro mi amano tanto. È un piacere molto grande, perché se ero in Brasile non potevo fare questa festa con questi che erano qua. Adesso che sono qua mi rallegro, mi gioisco con loro e sono molto felice. Anche sono molto felice di poter condividere la mia vita e arricchire la mia vita con la vostra cultura, con le vostre famiglie, con la vostra storia, con tanti delle sfide che voi vivete. E questa è una gioia che non c'è come paragonare, e anche una ricchezza così grande. Rimanere soltanto nella vostra cultura è bello, però conoscere altre culture, altre persone, amare anche altre situazioni è ancora più ricco e più bello. Io sono molto felice di essere qua, e questa gioia non è più grande della mancanza, la mancanza di tutti questi lì in Brasile non è più grande della gioia che vivo con voi qua. Grazie a te. Padre Luis vuole festeggiare tanti compleanni qua. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Madonna Immacolata, di San Francesco e Santa Chiara, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la gioia del Signore.